Buongiorno e bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 61. Oggi nuova ospite e nuova intervista. Torniamo infatti a parlare di sessualità, ma questa volta per i più giovani. O forse no. Oggi potrai infatti ascoltare la mia chiacchierata con una collega che divulga il benessere psicologico e sessuale attraverso i profili Psyche and Love su Instagram e in particolare su TikTok, dove è molto seguita ed apprezzata anche dai più giovani. Sto parlando, se non l'avessi ancora capito, di Sabina Fasoli, psicologa, sessuologa clinica, nonché consulente di coppia e psicoterapeuta in formazione. Quindi, bando alle ciance e sentiamo quello che Sabina ha da dirci in prima persona. Eccoci di nuovo, buongiorno, buongiorno a tutti voi di Psicologi nella Rete e bentornati, e diamo anche il benvenuto alla nostra super super ospite di oggi. Ragazzi, io ve l'ho detto che a sto giro faccio un sacco di punti perché sono riuscita ad avere qua una super divulgatrice, Sabina Fasoli, che è la divulgatrice, super divulgatrice Psyche and Love di TikTok. Quindi saluto Sabina. E grazie Sabina di essere qui e benvenuta. Ciao Simona, grazie mille per l'invito, sono felicissima di essere qua con te e con chi ci ascolta. Grazie a te, perché sono veramente contenta, perché devo dire la verità che qui da noi a Psicologi nella Rete non abbiamo mai trattato questo tema, no? Questo tema della divulgazione un pochino più, diciamo, possiamo dire giovane, ok? Attraverso queste piattaforme, Instagram sì, ma trattato in modo così giovane, e anche TikTok, insomma è un argomento secondo me interessantissimo. Quindi oggi andremo a trattare tantissimi temi, ma prima di diciamo addentrarci nei temi, chi è Sabina Fasoli? Quindi vi dico io due cose e poi le lascio subito la parola. Intanto Sabina è una psicologa, una nostra collega, è sessuologa clinica e consulente di coppia, nonché psicoterapeuta in formazione e anche, come vi ho detto, divulgatrice di temi del benessere psicologico e sessuale attraverso i profili Psyche and Love di TikTok e Instagram. Quindi Sabina, ti lascio subito la parola, perché al di là delle etichette che io ti possa aver dato, vorremmo sapere chi è Sabina Fasoli. Grazie, grazie per questa presentazione meravigliosa e completissima, Simona, grazie mille. Ma come dicevi tu, appunto, io sono, nasco sicuramente psicologa e poi mi specializzo anche in sessuologia, perché è un tema che mi è sempre piaciuto molto. Io non ho un background con dei tabù o un oscurantismo sessuale, quindi ho sempre avuto accesso all'informazione corretta e ho pensato che fosse necessario condividerla, perché noto che insomma è ancora un po' carente e che le informazioni sul campo della sessualità devono ancora essere date. E quindi ho pensato di inventarmi questo canale di divulgazione con un discreto successo, soprattutto mi fa piacere verso i giovani. E quindi TikTok è un mezzo che attira molti giovani e quindi è un ottimo mezzo per fare questa campagna di divulgazione. Assolutamente, successo nei numeri, ma poi vedremo anche successo probabilmente anche in quello che tu, Sabina, ne ricevi dal punto di vista dell'interazione con gli utenti, immagino, ma ne parleremo, no? E io quindi, prima di addentrarci, ti chiederei come nasce, no, questo progetto, perché hai deciso di aprire Psyche and Love? Guarda, proprio nasce mentre facevo la specializzazione e ho pensato che fossero tematiche appunto ancora poco trattate, e insomma non so se ti ricordi o se chi ci ascolta si ricorda il cioè. Sì, assolutamente. Sono nell'età io assolutamente da cioè, ricordo le domandine. Esatto, esatto. Quindi non sono cambiate negli anni. No, non me lo dire, proprio siamo a quei livelli lì. Esatto. Siamo a quei livelli lì e quindi ho pensato che fosse utile provare di nuovo a dare delle risposte.
sfruttando appunto dei canali social che adesso raggiungono molte più persone, molte più utenze. Quindi nasce appunto con l'intento di divulgare e di togliere e rompere i tabù su questa tematica che ancora spesso genera imbarazzo e di conseguenza disinformazione. Quindi è stato proprio una missione, ecco, è una missione la mia. Beh, è una bellissima missione, soprattutto se è rivolta ai giovani, anche perché effettivamente ne parlavo con Erika De Zambrois, che è stata qui con noi ospite, della fondatrice del profilo Sex Edu su Instagram, che ha comunque il tuo stesso obiettivo, quindi in questo siete molto in linea, e giustamente ci raccontavamo il fatto che sì, sembra che ci sia più libertà dal punto di vista sessuale, no? Nei giovani soprattutto, e dal punto di vista, come dire, superficiale può sembrare anche che ci sia meno imbarazzo, però se tu mi dici così mi viene da pensare allora poi interiormente in realtà non è così, ci sono ancora le stesse domande che c'erano 20-30 anni fa. Esatto, sai, il paradosso che vive la sessualità e che quindi può far generare questa sensazione, no? Che ci sia più accessibilità, è proprio perché molte cose, molti contenuti anche televisivi, mediatici, sono erotizzati o comunque sembra che siamo in un tempo moderno in cui parlare di sessualità non è più un tabù. In realtà l'accesso a internet e a queste varietà di informazioni spesso è controproducente perché non sono informazioni attendibili, i giovani sappiamo che si documentano in internet con gli amici e con la pornografia. Quindi sì, c'è un maggior accesso che fa pensare che la sessualità sia meno demonizzata, ma in realtà non è utile a livello informativo. Quindi è un po' un paradosso, viene vista come forse più accessibile, ma in realtà è ancora poco tematizzata a livello ufficiale, scientifico e informativo. Certo, certo, e mi verrebbe da dire anche da una parte, se il termine di paragone dei giovani è quello pornografico, comunque quello erotizzato della televisione, è un termine di paragone che a volte mette anche paura, disagio, mette anche in imbarazzo, come dicevi tu prima, e dall'altra non dà sicuramente un punto di riferimento a cui rivolgersi nel momento in cui una persona ha dei problemi o semplicemente si sente confuso rispetto a certe tematiche, no? Assolutamente sì, Simone, esattamente questo, perché se tu ti immagini un qualsiasi film di Hollywood e pensi che tu debba prendere spunto da lì, ti viene facile capire e dire ecco, è un film, non ci crediamo. Invece siccome la pornografia ti fa quasi sembrare un manuale di istruzioni della sessualità, non ci viene da dire guarda che sono solo dei film. Prendiamo per buono quello che accade e poi col rischio di non trovare assoluto riscontro nella realtà e quindi demoralizzarci, sentirci ingiusti, inferiori o non capaci. Assolutamente, assolutamente. Quindi mi sembra un ottimo progetto e sicuramente di aiuto per tutti i giovani e anche i meno giovani che possono, diciamo, usufruire di questi contenuti che sono tra l'altro anche molto divertenti, no? Poi ne parleremo. Ma perché hai scelto queste due piattaforme, Instagram e TikTok in particolare? A chi ti rivolgi? Guarda, inizio con Instagram che va in parallelo con Facebook, perché TikTok quando io ho iniziato non era ancora molto forte in Italia, no? Infatti ci avevo provato a sondare un po' il terreno, ma ero un po' in anticipo. Dopo, pian piano, avendo io un po' la passione per la tecnologia e il web in generale, mi sono tenuta un po' al passo e ho visto che TikTok cominciava a prendere piede e prendeva piede anche con lo stesso target di Instagram, quindi adolescenti, giovani o anche un po' meno giovani. E ho detto, ma forse TikTok vedo che è un social molto immediato, quindi bisogna comunicare chiaramente in fretta per raggiungere un pubblico e insomma farsi ascoltare. E quindi ho dovuto anche un po' rimodulare la mia comunicazione per renderla meno noiosa e più efficace. Allora sono passata anche a TikTok, ho fatto un po' di prove e ho visto che effettivamente funziona, raggiunge un bel pubblico. Ecco, quindi mi sono sembrati due canali immediati, ecco. Quello sì, sicuramente sono molto immediati, sono molto veloci e per questo forse a volte, come dire, lasciano un po'
come dire, lasciano gli psicologi un po' in dubbio rispetto all'utilizzo di queste piattaforme, no? Perché la domanda che spesso anche mi viene fatta o viene fatta rispetto a questi strumenti è: ma io cosa posso dire in così poco tempo? Che messaggio posso passare? Come faccio a comunicare dei messaggi in così poco tempo? Invece si può fare. Quindi spieghiamo però un po' meglio per chi magari non l'avesse mai utilizzato. Sabina, se ne hai voglia, come funziona TikTok? Allora, TikTok diciamo è uno zapping, quello che noi faremmo zapping in televisione, cambiare continuamente canale. Ecco, TikTok ti dà la possibilità di scorrere una sequenza infinita di video e quindi farti subito scegliere se un contenuto ti interessa o no, e ci passi parecchio tempo. Il vantaggio appunto è che sono brevi video, erano di un minuto, adesso li hanno allungati a tre, però e tu in un minuto devi dire delle cose importanti. Quindi capiamo che alle persone interessa avere contenuti interessanti, che durino poco, quindi che siano efficaci ed immediati. Ci sono tantissime varietà di contenuti, comici, ballerini, piuttosto che natura, insomma c'è qualsiasi cosa. L'importante è che sia interessante, bello, efficace, immediato. Allora, come dicevi tu, la sfida degli psicologi, come faccio a dire così tante cose in poco tempo? È la regola un po' del simple is not easy, no? Quindi fare le cose in modo semplice non significa farle in modo facile. Allora c'è un po' di lavoro dietro, devi scegliere cosa dire, devi metterti nella mente di chi ascolta e dire cosa può interessare a questa persona, quali sono le informazioni che devono e vogliono avere. Allora lì cominci a modulare la tua comunicazione. Noi i professionisti di solito cascano in un tranello all'inizio, voler far vedere di dare tante informazioni, darle in modo serioso, professionale, completo, però insomma non sempre è così efficace, no? Assolutamente, e è quello che cerchiamo di comunicare anche qui, no? Dipende molto da chi hai davanti, da chi ti ascolta. Sabina ce l'ha detto, ce lo sta raccontando, parla ai giovani. I giovani non vogliono sentire paroloni, i giovani non vogliono sentire la predica e vogliono andare subito al centro dell'informazione, e quindi è giusto un canale come TikTok per passare a determinate informazioni. E i contenuti che tu fai mi sembrano molto molto azzeccati, Sabina, quindi intanto ti faccio i miei complimenti che ancora non ti ho fatto. E un'altra cosa mi veniva da dire rispetto alla scelta, no, delle informazioni da dare, perché spesso un altro errore che si fa, non so se l'hai riscontrato anche tu, è quello di scegliere dei macro temi da trattare, no? Quindi come se io facessi una trattazione, dico ok, devo parlare della sessualità, parlo ad esempio dell'erezione del pene, no? E quindi faccio una trattazione sull'erezione del pene. Ecco, perché questa scelta è sbagliata? Perché soprattutto attraverso piattaforme come TikTok bisogna passare delle micro informazioni, micro pillole, no? E quindi magari riprendere lo stesso tema da diversi punti di vista, come se fosse un solido multifaccia, ok? E le persone, seguendo queste micro informazioni e mettendole insieme, formano il loro puzzle. Non so se tu la vedi in questo modo, ma io l'ho sempre vista così ed è molto efficace per passare meglio anche determinati messaggi. Sono d'accordissimo con te, perché appunto se no il rischio è quello di dire tutto senza dire niente. Quindi si vuole dare un macro tema che in realtà non va a cogliere magari il caso specifico, o non riesci a far identificare una persona, che è molto importante che si identifichi col contenuto, che dica ah sì, è vero, succede anche a me. Quindi piuttosto fare diversi video con piccole parti di un macro tema, in modo da catturare l'attenzione magari anche su appunto la persona che si identifica più in quella parte o nell'altra. Poi TikTok, il vantaggio è che non solo hai i tuoi follower che ti seguono, ma un video può andare a catturare altre persone che non ti hanno ancora seguito, perché diventa virale molto velocemente. Quindi se quel tema è impattante, tu acchiappi nuove persone. Quindi fare un temone macro dove non dici tutto, dove dici tutto ma non dici niente, è controproducente. Sì, sicuramente non è efficace. E un altro dubbio grosso, e qua te la butto lì per ridere, è: ma su TikTok devo fare per forza i balletti?
No, ecco, nasce così TikTok, però adesso si è evoluto. Certo, il balletto va ancora molto, quindi anche io quando mi invento magari una pillola a tempo di musica non va male, però ecco, non sono una ballerina, preferisco chiacchierare piuttosto che ballare, però no, non si fanno solo balletti. Ecco, questo è importante perché TikTok ormai, diciamo, nel senso comune è diventato un po' il social dei balletti, ma non è così. Se andate a vedere poi i contenuti, vi lasceremo e poi i riferimenti di Sabina, scoprirete che lei invece chiacchiera tanto, però con uno stile particolare. Ecco, ci racconti un po' il tuo stile comunicativo, Sabina? Com'è? Come ti poni nei confronti dei tuoi utenti, delle persone che ti ascoltano? Ecco, ho visto anch'io come appunto ti dicevo prima, non è necessario usare paroloni o essere troppo prolissi per sembrare professionali. Cascare in questo tranello diventa noioso e non va bene, cioè nel contesto di TikTok chiaramente, no? Bisogna sempre capire che cosa si sta usando e a chi si sta parlando. Quindi ho notato che parlare come si mangia, ma dando però informazioni complete, comunque corrette, comprensibili, è importantissimo. Lo noti dal riscontro che hai, dalle persone che capiscono quello che dici, che non si sentono ancora più confuse di prima perché hai usato chissà quale vocabolario. Quindi è importante. Io poi sono una psicologa della comunicazione, quindi arrivo da quel ramo. Perché appunto è sempre stata una mia passione, quindi farmi capire da chi mi ascolta è più importante che sembrare super professionale con dei paroloni per me. Quindi ecco, il mio obiettivo è passare un messaggio, far sì che sia comprensibile in modo facile per tutti. Super super secondo me corretto e tra l'altro molto interessante. E andiamo un po' più in là, nel senso che ok, le persone ti vedono su TikTok, possono mettere mi piace, possono mettere il cuoricino, possono commentare. Tra l'altro su TikTok possono interagire anche col tuo contenuto, nel senso che a volte si possono fare anche dei duetti, si chiamano, quindi possono prendere il tuo video e rispondere o comunque fare interazione col tuo video direttamente creandone un altro, un contenuto nuovo. Quindi è un contenuto molto interattivo. Ma a parte questo, poi una volta che gli utenti hanno espresso il loro like o comunque il fatto che gli interessa il tuo contenuto, se vogliono fare qualcosa in più, come ti contattano? Come arrivano a contattarti? Generalmente io ho attivi i commenti su TikTok, non ho attive le domande in direct per questione di gestione, perché già me ne arrivano moltissime in Instagram. In TikTok sarebbero ingestibili, quindi non è cattiveria, ma non ce la farei. Quindi possono sicuramente contattarmi tramite Instagram, tramite il modulo per la biografia iniziale. Anche in TikTok c'è il link al mio sito. Una volta atterrati lì, possono scrivermi una mail, contattarmi telefonicamente, compilare un modulo Google che utilizzo io per comodità, dove inseriscono direttamente la loro richiesta e mi danno qualche dato anagrafico generale, e io poi ricontatto le persone perché ho sempre bisogno di una breve chiamata iniziale. Quindi per contattarmi ci sono diversi canali, appunto il sito Google, dove il mio sito è indicizzato abbastanza bene, i direct di Instagram, che poi rimando, la mail e il numero di telefono, quindi hanno diverse possibilità per contattarmi. Ed effettivamente nella tua esperienza i tuoi utenti di TikTok cosa fanno? Cioè intanto che risposta hai da questi utenti e poi cosa preferiscono fare, come preferiscono contattarti, cosa ti dicono, ti chiedono un appuntamento, ti chiedono una consulenza o ti chiedono semplicemente magari un approfondimento? Allora, ho notato una differenza tra tutti i miei canali, quindi tra i social e Google, ad esempio. Tramite TikTok sono generalmente più approfondimenti, domande relative ai video, meno richieste specifiche di consulenza. Idem su Instagram, dove ci sono molte domande in direct che sono appunto domande spot, approfondimenti, ragazze e ragazzi giovani che non sanno bene alcune informazioni. Però sfociano poco in consulenze vere e proprie. Queste arrivano più da Google. È un canale dove il target che va a ricercare il professionista in Google, diciamo, è un po' più convinto di voler fare una consulenza o un percorso.
Quindi i social per me chiaramente sono un po' più un canale divulgativo e informativo, meno per recuperare magari i pazienti, ecco, diciamo così. Mm-hmm. A volte poi deviano in Google, cioè non è un modo per accalappiare pazienti, ok? Mm-hmm. Se, per dirla brutto. Mm-hmm. Quella è proprio Google, arrivano molto più da là. Poi certo alcuni chiedono approfondimenti, magari anche per una seduta singola, perché vogliono approfondire dei temi, non sanno dove andare a recuperare informazioni, quindi non si tratta magari di un percorso psicosessuologico, ma di approfondimento specifico di alcune tematiche, per avere appunto un riscontro professionale e informativo. Mm-hmm. E certo, ma quello che mi verrebbe da dire è sicuramente dai social tu ricevi molta più, come dire, molta più, in inglese si dice brand awareness, cioè tutta quella parte di conoscenza del brand, ok? Quindi conoscenza anche della tua identità professionale, della tua professionalità, che poi magari può portare le persone a, quando hanno un problema e si vogliono rivolgere a qualcuno, ricordarsi di te, no? Quindi, come abbiamo sempre detto, non è magari effettivamente, come dicevi tu, un risultato, un benefit immediato, quello di dire, ok, io divulgo sui social, uguale ho più 10 pazienti al mese, non funziona così, però sicuramente... come dire, ne hai, mi verrebbe da dire, ne puoi ricevere in questa parte di riconoscibilità del brand, no? Tu me lo confermi o me lo disconfermi? No, no, te lo confermo, anche perché appunto a volte magari qualcuno mi vede sui social, poi a me risulta che mi cerca da Google, per esempio, no? Però poi magari mi dice, ti ho vista su Instagram, ti ho vista su TikTok. Questo cosa vuol dire per i nostri colleghi che appunto magari vogliono capire come sfruttare la rete, no? Come dicevi te, metterci un po' la faccia e far vedere come lavoriamo, come divulghiamo, di cosa ci occupiamo, oggi è importantissimo. È importante perché facciamo una professione che non sempre è ben nota, ha ancora qualche pregiudizio, e su cui bisogna fare un po' di propaganda personale, bisogna farsi conoscere, ok? Quindi ispirare fiducia anche in chi magari finora non aveva mai pensato a una consulenza, però grazie alle nostre pagine comincia a valutare l'ipotesi, ok? Quindi è molto importante fare questo, usare questo, sfruttare internet, sfruttare i social. Assolutamente. E guardando invece il lato scuro, no, della medaglia, quindi che ce n'è, perché no, non vogliamo essere, non siamo nel paese delle meraviglie, quindi ci sono anche i lati oscuri. Tue esperienze di haters, trolls, commenti negativi, e come le hai, come dire, come le hai gestite, ecco. Allora, io ho molta ironia, mi piace sfruttarla e mi nutro un po' di haters, no? Quindi non li odio a mia volta. Mi capita di ricevere polemiche riguardo proprio la tematica vera e propria, sul fatto che su TikTok ci siano bambini, giovani, molto giovani, quindi che non debbano essere esposti a questi contenuti. Oppure, vista la tematica che tratto, mi capita di ricevere magari messaggi un po' sconvenienti, completi anche di fotografie non richieste, ok? Quindi, diciamo così. Diciamo così, ecco, immagini non richieste. Io di solito ironizzo molto nelle story, quindi con l'obiettivo di far capire cosa succede, no? Appunto nel lato oscuro di questa cosa, che mentre ci si cerca di divulgare una tematica importante in modo professionale, dall'altra parte passa magari un messaggio differente, insomma, così. E sugli haters anche lì cerco di ironizzare e far capire che non è utile oscurare questi temi, bisogna dirli nel modo giusto, ma non tenerli all'oscuro. E poi ironizzo un po' anche a volte sulle domande un po' sciocche, da cioè, che mi vengono fatte, ma non con l'obiettivo di denigrare chi me le pone, ma con l'obiettivo di far capire a che livello di informazione siamo. E quindi io ribalto nelle storie questi quesiti che sembrano sciocchi, ma in realtà ci dicono che i ragazzi e le ragazze ancora non sanno.
Ok, quindi ecco, mi approccio un po' così a questo lato oscuro. Con ironia, giustamente. Giustamente, anche perché è un'arma che lascia, secondo me, spiazzate le persone, no? L'ironia. Arriva alle persone giuste e lascia spiazzate le altre che dicono, ma come, ti ho buttato addosso dell'odio e tu mi rispondi con un sorriso. Sì, sì, esatto. Esatto. Quindi bontà, diciamo così. Utilissima questa cosa. E hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente un'altra domanda, no? Tu dici, io poi nelle stories di Instagram metto, diciamo, rispondo un po' a delle domande anche un po' sciocche, un po' più che sciocche, un po' banali, magari, che ancora oggi fanno capire che esistono delle lacune grosse su questo tema, rispondo un po' anche ai commenti negativi, eccetera, eccetera. Quindi la differenza dell'utilizzo che fai tra TikTok e Instagram, fondamentalmente, qual è per te? Allora, la differenza sta proprio nel social in sé e nel suo funzionamento differente. Cioè, Instagram ha un raggio d'azione limitato, cioè funziona con dei post, funziona con delle storie che vengono viste da persone che già ti seguono. Quindi diciamo che hai un bacino d'utenza che già ti approva un po' di più, perché ti sta seguendo e quindi ti vede e già gli piaci, diciamo così. TikTok invece, come dicevamo prima, oltre ai follower c'è il rischio che becchi persone nuove con un video nuovo e quindi sei esposto molto di più a sia chi apprezza, sia haters, sia chi fa commenti sconvenienti. Quindi la differenza è proprio nell'algoritmo in sé. Io uso story per i miei video e post di Instagram e poi TikTok come assoluto video. Mm-hmm. Però ecco, la differenza sta molto nel bacino di utenza che puoi raggiungere. Mm-hmm. Instagram è molto più limitato e prevede anche magari delle opzioni a pagamento, di sponsorizzazione per ampliare il target. Mentre TikTok, al contrario, se vai bene ti dà anche qualcosina in cambio, sciocchezze, però ti ripaga per l'impegno che ci metti, ecco. Ah, interessante questa cosa, non sapevo del... Sì, avevo letto, ma pensavo fosse una cosa che avrebbero fatto più avanti, no? Di rewarding dei content creator, invece sono già attive queste cose. Sì, interessante. No, è vero che TikTok è una piattaforma che comunque si sta espandendo molto in Italia in questo periodo e ha tutto l'interesse a spingere molto i contenuti, no? Perché lo faceva Facebook anche all'inizio, momento in cui è arrivata la sua massima espansione, giustamente per guadagnarci è andato sulla parte diciamo a pagamento e ha ridotto l'organico in modo pesantissimo. Stesso discorso Instagram, secondo me ci arriverà anche TikTok, non per essere pessimista, ma prima o poi ci arrivano tutte le piattaforme, però adesso che è in questa situazione è bene, secondo me, sfruttarlo per quegli psicologi che ne possono trarre vantaggio, no? Perché un'altra domanda che mi verrebbe da farti è: quindi ci buttiamo tutti in massa su TikTok, secondo te, oppure dobbiamo capire determinate cose? Allora, diciamo che volendo tutti possiamo buttarci su TikTok. Il punto è capire sempre se è un po' nelle nostre corde, innanzitutto, perché potremmo non sentirci a nostro agio nel metterci la faccia, nel chiacchierare, nel parlare, nell'essere esposti al lato oscuro della medaglia, quindi ci deve stare anche un po' comoda come strategia. Premesso questo, se abbiamo voglia di farlo, dobbiamo avere la sensibilità di capire appunto il target, di conoscere il social e capire come funziona e cosa fa funzionare un video, e capire appunto che contenuti mettere per rispettare il target e per rispettare il funzionamento del social. Cioè, non è un miracolo, non dobbiamo dire che appena ti butti su un social allora fai il botto, assolutamente, ci vuole del lavoro dietro, pensare ai contenuti, continuamente mettersi in gioco e far crollare anche magari la convinzione di aver detto benissimo una cosa prima e quindi continuare sulla riga, bisogna adattarsi. E quindi, insomma, bisogna starci un pochettino dietro. Okay? E ci vuole costanza, mi verrebbe da dire, no? Anche ci vuole costanza. Ci vuole anche. Tu ogni quanto pubblichi su TikTok?
Allora, TikTok ti dà il vantaggio che lui continua a lavorare in background. Ok, questo è un vantaggio perché ogni tanto saltano fuori commenti a video di 2 mesi fa. Quindi lui lavora per te un pochino. Però io metto di solito un contenuto a settimana o ogni 2 settimane perché appunto, ed è poco, perché appunto ci vuole un po' più di costanza. Più pubblichi, meglio è. È sempre Certo. questa la linea. Però Però un pubblico comunque, nel a settimana ci senso, è sta. sempre meglio decidere, no? L'abbiamo sempre detto, è sempre meglio decidere che tu puoi pubblicare un contenuto a settimana perché di più non ce la fai, però lo pubblichi, cioè come dire, una Esatto. volta a settimana sei lì e pubblichi, piuttosto che dire parto con un contenuto al giorno a bomba per 15 giorni e poi tu ti Poi fermi. sparisci per un mese, certo, assolutamente sì. Poi devi ascoltare il tuo pubblico, devi leggere i commenti e stare un po' dietro, perché ti danno magari spunti per altri contenuti, perché vengono fatte domande. Tu pensi a una cosa che per te è scontata, invece il pubblico ti chiede: ma io non so questa cosa qui, allora vai avanti. Quindi sicuramente è un modo per investire del tempo anche per se stessi, perché è soddisfacente e appagante dare informazioni che sono utili. Non è Assolutamente. farti vedere, è sapere che sei stato utile a qualcuno. Questo è molto appagante. Assolutamente, sono super d'accordo. E tra, diciamo, la creazione del contenuto, la pubblicazione, lo star dietro ai commenti, eccetera, eccetera, quanto tempo, tempo, energie, insomma, investi tu nella creazione dei contenuti? Allora, guarda, per fare un video io sono molto precisa e quindi mi rileggo, mi risento 1.000 volte, lo rifaccio 1.000 volte. Quindi per fare un video di 1 minuto, in sostanza, ci metto a volte anche un paio d'ore. Questo perché penso alle parole da dire, calibrate, mi riascolto, vedo che mi annoio da sola ad ascoltarmi e quindi rifaccio da capo il testo così da essere più immediata. Quindi sicuramente per un video ci metto un paio d'ore. A volte ho l'illuminazione del contenuto perché vedo una domanda e quindi dico adesso ci faccio un video. Altre volte è un tema che magari mi ero prefissata prima e quindi poi lo preparo. Quindi diciamo i contenuti sono, la modalità con cui creo il contenuto è variabile in sé. Però come tempo un paio d'ore a video ce lo metto. Più poi vabbè, pubblicarlo è niente perché è la piattaforma che fa tutto, però poi per la gestione anche dei commenti, quanto Ah, tempo quella ci va passa? avanti anche per giorni, nel senso io la faccio quando ho tempo di poterla fare, ma mi capita di passarci anche lì un'oretta nel caso a rispondere, così ai commenti, così come ai messaggi Instagram. Certo. Quindi ci si deve spendere un pochino di tempo, essendo da sola e non avendo un team dietro, tocca farlo a me e quindi anche lì magari qualche ora nell'arco della settimana ci va via, però è Certo, giusto. certo. Ecco perché trasformo magari una domanda in un video così evito di rispondere a 50 commenti con la stessa domanda, ad esempio, per ottimizzare i tempi. Certo. No, comunque, come dicevi tu prima, non si può pensare di comunicare sui social e poi lasciar stare tutta la parte relazionale. Cioè, è impossibile anche perché il social media è relazione. E quindi, cioè, non si può pensare di dire, vabbè, io metto i contenuti, poi quel che succede, succede. No. È No. controproducente, le persone se ne accorgono, si scocciano e insomma non è carino anche per la nostra reputazione, poi perché andiamo a lavorare proprio su quello, quindi è importante essere Esatto. coerenti anche su questi aspetti. Sabina, siamo verso la fine, abbiamo fatto chiacchiererei con te per ore e ore, ma voglio farti andare a mangiare anche perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma stiamo registrando in serata, quindi voglio farti un'ultima domanda, quella che faccio a tutti i miei, diciamo, ospiti, no? E ti chiederei quindi, un nostro collega, una nostra collega ci ha ascoltato. Ha trovato molto interessante quello che abbiamo detto e ha detto: Ok, mi piacerebbe provare a utilizzare TikTok, anche i reel di Instagram. Comunque, mi piacerebbe utilizzare questo canale di comunicazione. Però ancora un dubbio: ha bisogno del tuo consiglio finale per prendere il telefono e iniziare. Che consiglio gli daresti? Ok, secondo me non dovrebbe partire da un obiettivo troppo grande, andare sul social, mettere tanti contenuti e aspettarsi una grande risposta. Diventa anche un po' stancante l'idea di avere tante robe da pubblicare. Io comincerei a pensare
fermarmi un attimo e pensare che cosa voglio dire, cosa voglio trasmettere, e cominciamo da piccole cose facili che secondo me possono interessare le persone. Niente papiri, niente discorsoni, temi di ordine comune che vanno a tappeto su molte persone. Io partirei da qua. Quindi un piccolo post facile, comprensibile, facile per chi lo crea e per chi lo legge. Micro obiettivi, secondo me questo può essere un buon consiglio. Micro obiettivi, fantastico, e contenuti che giustamente, come dicevi tu, possono interessare, no? Quindi partire da quello che è l'interesse del tuo target. Quindi esatto. Diciamo, conosci il tuo target anche, no? Perché se non lo conosci non sai cosa vuole, e quindi assolutamente bellissimo. Grazie mille Sabina, mi sono divertita un sacco tra l'altro, quindi grazie. Prima di salutarci, vorrei ricordare a chi ci ascolta dove ti possono trovare. Quindi abbiamo parlato del sito, abbiamo parlato dei canali, diamo due riferimenti, no? La casa digitale di Sabina, l'indirizzo di casa digitale di Sabina è www.sabinafasoli-psicologa.com. Lì trovate un sacco di contenuti, io l'ho guardato, è un sito molto ben fatto, e lì è la sua casa digitale. Poi ci sono i suoi social, come abbiamo detto, Instagram. Su Instagram e su TikTok la potete trovare come Psych and Love. Comunque lascio in descrizione tutti i link di riferimento. E se volete invece una visione un po' più istituzionale di Sabina, la trovate anche su LinkedIn come Sabina Fasoli. E vi ricordo anche che se volete andarla a trovare, Sabina riceve a Milano e su Skype per tutto il resto d'Italia e del mondo, nel senso che se c'è qualche italiano disperso nel mondo, Sabina è anche a vostra disposizione. Esattamente, Simona, grazie moltissimo per questo invito, mi sono divertita tanto anch'io, e quindi grazie anche per il lavoro che fai, perché è molto importante. Grazie mille, io ci tengo tanto, come dicevi tu, per te è una missione, per me questa è una missione, no? Far capire ai nostri colleghi che si può comunicare la nostra professione in modo corretto, ma in modo anche magari un pochino diverso e unico, quindi grazie a te di essere stata qui con me, e a presto. Ciao! Mi piacciono molto l'energia e la freschezza che Sabrina ha porta sempre con i suoi contenuti, ma anche nella relazione con le persone, proprio come ha fatto con me in questa chiacchierata. Sabina però è anche molto curiosa, e penso che questa caratteristica sia quella che l'ha fatta avvicinare ad uno strumento come TikTok, uno strumento un po' particolare che però è proprio nelle sue corde. Perché, come amo dire io ai miei clienti, ma non solo, non esistono strumenti giusti e strumenti sbagliati. Esiste solo il match perfetto tra chi sei, cosa vuoi comunicare e a chi lo vuoi comunicare. La scelta degli strumenti giusti infatti deriva da questo incontro unico e che va bene solo ed esclusivamente per te. E anche per oggi la puntata termina qui, e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Ci tengo a ringraziare come sempre i miei finanziatori, i finanziatori di Psicologi nella Rete, quelli che stanno permettendo con il loro supporto anche economico che tutto questo vada avanti puntata dopo puntata. Sono Monica Di Meo, Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone e Giovanni Avornia. E se anche tu vuoi far parte in qualche modo della famiglia di Psicologi nella Rete, hai due strade davanti e puoi percorrerle entrambe. La prima è entrare a far parte del gruppo Telegram segreto, del canale Telegram segreto, e lo puoi fare cliccando sul link che trovi in descrizione alla puntata e compilando il form. Ricorda poi che nella pagina di ringraziamento troverai il link per accedere da subito al canale e ai contenuti che sono presenti sul canale. Se invece vuoi, come i finanziatori che ho citato prima, fare qualcosa in più, quindi finanziare il progetto con una piccola quota mensile, puoi farlo andando su www.patreon.com/simonamoliterno e scegliere di sostenere appunto il progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese. Questo mi aiuterà ad aiutarti e ad aiutare
tutti i nostri colleghi che vogliono diventare ancora più consapevoli della loro comunicazione digitale, e lo posso fare attraverso i contenuti gratuiti che tutti i lunedì pubblico attraverso il podcast. Ti ringrazio per essere arrivato in fondo a questa puntata, a presto e buona psicologia nella rete.